Buonasera a tutti e benvenuti al webinar di oggi. Come investire nel 2024? Facciamo un po' di chiarezza. Io mi chiamo Roberto Fuccaro, mi occupo di Educational Trading e Investing in Fineco e oggi appunto andremo a fare un po' di chiarezza, appunto come c'è scritto qui sul titolo, su quelli che possono essere i temi del 2024. Andremo quindi a vedere l'agenda del corso e cosa ci portiamo dal 2023, quindi faremo prima un rapido viaggio in quello che è stato il 2023, l'anno che è appena trascorso. Andremo a vedere quelle che sono le aspettative sulla politica monetaria in base a quello che è successo nel 2023. Andremo a vedere anche quelle che potranno essere le implicazioni geopolitiche. Sarà un anno ricco di avvenimenti, quello del 2024, e poi andremo a vedere degli strumenti e dei metodi per investire. Come sempre, vi ricordo che avete una chat a disposizione che potete utilizzare per scrivermi via chat le domande che più ritenete opportune. Cercherò nell'arco durante il webinar di rispondere alle vostre domande. Questo webinar è anche in diretta su YouTube, quindi saluto i nostri follower che stanno partecipando in contemporanea. Invito anche loro a mettere un mi piace al canale e a iscriversi appunto per non perdere tutti i contenuti che inseriamo su questo canale. Anche voi vi invito a scrivermi via chat così da non perdere tutte le novità che ci sono su questo webinar. Va bene? Entriamo quindi nel vivo. Cosa ci portiamo dal 2023? La domanda che nel 2023 ci ha accompagnato, diciamo, per tutto l'anno è stata questa, cioè ci sarà un hard landing oppure un soft landing? Ossia ci si interrogava se l'economia dei paesi avrebbe retto l'urto dei rialzi dei tassi di interesse o meno. Ma vediamo cosa vuol dire hard landing o soft landing. Dopo il rialzo improvviso dei prezzi al consumo nei principali continenti mondiali, lo ricordiamo ormai come se fosse ieri, il picco di inflazione raggiunto negli Stati Uniti d'America al 9,1% nel giugno 2022 e il del 10% in Europa a novembre 2022, in Italia siamo andati anche oltre il 10%. Nonostante fosse un'inflazione guidata dal rincaro dei prezzi dell'energia, le banche centrali sono ricorse subito ai ripari, aumentando in tempi record i tassi di interesse, proprio per evitare che la situazione potesse sfuggire di mano. Ricordiamoci che all'inizio, quando l'inflazione stava iniziando di nuovo a dare dei segni di vitalità, le banche centrali dicevano che sarebbe stato qualcosa di passeggero, in realtà non è, e infatti sono ricorse ai ripari aumentando i tassi di interesse proprio per evitare che l'inflazione corresse ancora di più. E quindi che cosa è successo? Scusate. È successo che la Fed è stata la prima ad aumentare i tassi di interesse. E l'ha fatto in maniera molto costante durante il 2022, fino ad arrivare ad un tasso che ancora oggi abbiamo sui mercati del 5,5%. Anche la BCE ha fatto da eco, diciamo, portando i tassi al 4,5%. Anche altre banche centrali hanno seguito a ruota le due banche principali, come Bank of England, che ha portato i tassi al 5,25%, e la Svizzera, che è anch'essa famosa per avere dei tassi di riferimento vicino allo zero, li ha portati all'1,75%. Ecco, pensate
Dopo un decennio di tassi a zero, il mondo entrava in una nuova era di tassi positivi. Ma se da una parte i tassi di interesse sono uno strumento utile per calmare il rincaro dei prezzi, ecco che dall'altra parte, e quindi vediamo appunto che nel 2023 l'inflazione è scesa ed è ritornata intorno al 4% per quanto riguarda gli Stati Uniti e intorno al 3% per quanto riguarda l'Europa. Dall'altra parte, come vi dicevo, i tassi di interesse sono anche uno strumento utile, sono uno strumento che va un po' ad ammazzare quella che è la crescita economica, a stroncare quella che è la crescita economica. Perché questo? E perché vediamo che a causa delle condizioni più svantaggiose per accedere al credito, quindi è più difficile ed è più costoso richiedere finanziamenti. Da una parte troviamo due principali attori che contribuiscono alla crescita economica. Da una parte le famiglie e da parte le imprese. Dalla parte delle famiglie che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto tutti la percezione dell'aumento dei costi dei mutui. Per chi aveva soprattutto tasso variabile, ha percepito l'aumento del costo dei mutui, quasi raddoppiando la propria rata del mutuo. E quindi questo che cosa comporta? Comporta una riduzione dei risparmi destinati anche ai consumi, e quindi un minor consumo porta ovviamente a una minor domanda sul mercato sui mercati dei beni e dei servizi. Dall'altra parte, invece, focalizzandoci sulle imprese, immaginatevi di essere un imprenditore che ha bisogno di finanziarsi sui mercati e se prima si riusciva a finanziare a costo zero, perché i tassi di interesse erano a zero, adesso deve finanziarsi con un tasso di interesse almeno maggiore del 5%. Questo che cosa comporta? Comporta che un aumento dei costi porta a una diminuzione degli utili aziendali e di conseguenza, se da una parte abbiamo una diminuzione degli utili aziendali e una diminuzione destinata ai consumi, si parla di recessione. Quindi nel 2023, quando a gennaio 2023 abbiamo stappato la bottiglia per salutare questo nuovo anno, la maggior parte degli economisti, ma anche gli stessi banchieri centrali, si aspettavano di avere una recessione economica che poteva comportare un hard landing, quindi un atterraggio duro, quindi con una crescita economica pari a zero o addirittura una crescita ne economica negativa, quindi un PIL negativo, oppure un soft landing, ossia un rallentamento sempre economico, ma che si riusciva a salvare almeno la parte di mercato del lavoro e di consumo. In realtà, se noi andiamo a vedere quello che è successo, non è stato così. Perché? Perché non possiamo parlare di recessione. Bisogna fare una distinzione, tra nel mondo. Oggi ci focalizziamo su quelle che sono, diciamo, le principali economie mondiali, America e Europa. Guardiamo un attimo quella che è l'America. Che cosa vediamo? Vediamo una crescita del PIL costante. Pensate che nell'ultimo quadrimestre il PIL americano è cresciuto del 4,9%, portandosi quindi ad uno dei rialzi più alti della storia e anche dell'anno.
E dall'altra parte che cosa notiamo? Notiamo anche un mercato del lavoro re resiliente, ossia un tasso di disoccupazione ai minimi storici, vedete che si attesta intorno al 3,6-3,7%, e dall'altra parte ogni mese, questi sono i non-farm payroll employment, cioè la creazione di nuovi posti di lavoro durante il mese. Vedete che è rimasta sempre costante, c'è stato un rallentamento intorno a giugno-settembre, ma vedete che nel mese di dicembre sta ritornando piano piano a salire. Quindi possiamo parlare appunto di resilienza dell'economia americana che continua ad avere sempre un aumento, una crescita economica e dall'altra parte continua ad avere un mercato del lavoro molto resistente. Ok? Nonostante questo nuovo contesto di mercato. Andiamo a vedere invece l'Europa. L'Europa ha subito un pochino il contraccolpo, anche se non possiamo parlare di effettiva recessione tecnica. Allora, mi dicono che non c'è audio, però vi chiedo se è così per tutti, altrimenti continuo. Perfetto, ok, si sente benissimo. Quindi per quanto riguarda l'Europa, invece, abbiamo avuto un rallentamento economico. Vedete che c'è questa linea che corrisponde appunto l'andamento del PIL europeo che si è avvicinata molto, molto vicino allo zero. Nonostante ciò, ci troviamo con un mercato del lavoro anche in Europa vicino al 6,5%, che negli ultimi 5 anni, guardando dal gennaio 2019, negli ultimi 5 anni in pratica siamo sui minimi storici anche per quanto riguarda l'Europa. Quindi, nonostante il cosiddetto new normal, perché il new normal, la nuova normalità, ci ha catapultato in un contesto dove i tassi di interesse sono aumentati e non sono aumentati di poco, nonostante ciò, al momento le economie riescono a subire. Riescono a ammortizzare quello che è il contraccolpo. Va bene? E questi dati hanno stupito tutti gli analisti che hanno cambiato il termine lending in appunto resilienza, ossia la capacità di resistere anche a scenari peggiori e reggere quindi l'urto. Quindi se prima questa parola era molto legata a quello che era un termine, l'era pandemica, adesso è legato anche all'economia mondiale. Va bene? Vi chiedo se è tutto chiaro prima di procedere e andare avanti. Ok, tutto chiaro, perfetto. Quindi perfetto. Se ci sono domande, ripeto, scrivetemi via chat, cerchiamo se c'è qualcosa da dettagliare o da specificare, scrivete. Va bene? Perfetto. Parliamo appunto di aspettative di politica monetaria. Intanto che cosa ci ha lasciato il 2023? Da dove partiamo con i mercati? Rendendosi quindi conto della solidità economica e della crescita degli utili societari che nel 2023 sono saliti in media del 4%, anche i mercati hanno terminato l'anno con ottime performance. Vediamo che sono stati da traino sono stati sempre soprattutto i titoli tecnologici, con un rialzo del 38,6%, legato per lo più a quelle che erano le aspettative di un taglio dei tassi di interesse,
i titoli tecnologici, o meglio, i titoli growth, sono molto più sensibili a quelli che sono il rialzo o il ribasso dei tassi di interesse. L'azionario mondiale, come possiamo vedere, ha guadagnato il 17,6%. E poi non possiamo citare anche il nostro FTSE MIB, che ha guadagnato circa il 28% ed è stato uno dei migliori indici tra le borse europee nel 2023. Un contesto quindi favorevole che ha propiziato il rally di fine anno, alimentato anche dalle previsioni degli analisti di un taglio dei tassi di interesse per il 2024 da parte delle banche centrali. Banchieri centrali che erano diciamo, scettici su quello che era la solidità economica. L'ipotesi di inversione di politica monetaria ha ricevuto l'assist da parte del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che nell'ultima riunione del FOMC di dicembre, quella che conclude, diciamo, l'anno e cerca di dare un po' quella che è la view dell'anno successivo, ha dichiarato che la Banca Centrale Americana ha raggiunto il picco massimo dei tassi di interesse. Ok? Ma che l'inflazione però rimane ancora elevata. Vi ricordate i primi grafici? Siamo ancora al di sopra del target del 2%, siamo intorno al 3,9%. Ultimo dato di dicembre ha visto un aumento dell'inflazione nel mese di dicembre, un 3,9% dell'inflazione core, però sta di fatto che è ancora lontana rispetto a quel 2%. E quindi ha già dato un po' quelle che sono le indicazioni di un probabile, perché si parla sempre di un probabile taglio dei tassi di interesse, solo a condizione che l'indice dei prezzi al consumo ritorni vicino al target. Invesco immagina che si possa avere un taglio dei tassi già a partire da maggio, però il mercato scommette anche prima, anche se le banche centrali, l'ultima notizia di poche ore fa, proprio mentre poco prima che ci collegassimo, le banche centrali cercano di buttare acqua sul fuoco su questo entusiasmo nel taglio dei tassi di interesse. Ma andiamo con ordine. Questa volta però la governatrice della Banca Centrale Europea non ha fatto tanto eco alle parole di Jerome Powell, è stata un po' più falco rispetto che a Jerome Powell, cioè un po' più con i piedi di piombo, limitandosi a dire che nonostante la discesa, l'inflazione rimane ancora elevata e pertanto conferma il mantenimento dei tassi di riferimento al 4,5%. In questo caso, gli analisti di Goldman Sachs prevedono, vista la situazione economica europea che abbiamo visto prima, che è molto più vicina allo zero, quindi una crescita Facciamo anche a voi. comunque più debole, prevede che la Banca Centrale Europea taglierà i tassi prima addirittura della Fed. Quindi, come possiamo notare, regna un po' di incertezza non solo tra gli operatori, ma anche tra i corridoi delle banche centrali. Ecco che in questo contesto i banchieri centrali rimangono dato economico dipendenti e che la volatilità che abbiamo visto nel 2023, cioè tutte queste oscillazioni di mercato che abbiamo visto nel 2023, ce le possiamo trascinare anche nel 2024. Ok? E qui faccio quello che ci prendiamo un attimo una pausa e vi faccio un sondaggio.
E vi lancio questo sondaggio. Il sondaggio è questo: quanti tagli nel 2024 prevedete da parte della Fed? Perché? Perché ancora la Fed non si è pronunciata su questo. Non ha detto ci saranno tot tagli e inizieremo da questo. Quindi, secondo voi, quanti tagli nel 2024 prevedete da parte della Fed? Chiedo anche ai nostri follower di YouTube di scrivere via chat. Alcuni scrivono anche meno di 4. Sì, giusto, qui si potrebbe dire 4 meno di 4 più di 4. Cioè, non è proprio nello. Paola dice neanche 1. Ok, ultimi 5 secondi e poi passiamo a quelli della BCE. 2, 1. Allora, condivido con voi il voto e vediamo che praticamente per quanto riguarda i 4 c'è il 91%. I 5 sono invece il 7%, dall'altra parte il 6 solo il 2%. Ok? Mentre invio quello della BCE, quindi vi chiedo anche qui della BCE se, che cosa ne pensate, se 3, 4, 5. Anche qui vedo che la maggior parte di voi ha già, anzi, c'è già un'idea chiara. Anche qui, 5 secondi altri. Tre, due, uno. Ok, anche qui andiamo a svelare un po' quelle che sono le percentuali. Il 79% di voi ha scritto 3, mentre il 18% ha scritto 4, mentre solo il 3% di voi ha scritto 3. Ok? Ok. Perfetto. Allora, la questione dei tagli. Scusate, facciamo un passo indietro. Quello che era stato detto durante le ultime riunioni delle banche centrali è stato solamente una prova di trasmissione, ma non possiamo neanche considerarla prova di trasmissione, perché i banchieri centrali hanno più che altro detto: attenzione, signori, fino a qua. Fino al livello di inflazione che abbiamo raggiunto e fino a quando anche vediamo un'economia stabile e che riesce ancora a macinare, abbiamo questa situazione, il livello dei tassi di interesse raggiunto ci sembra adeguato. Ok? Gli ultimi dati, quelli di dicembre che abbiamo visto, stanno portando un po' di ancora più incertezza, perché abbiamo visto che c'è stato un aumento dell'inflazione che è anche da ricondursi un po' al periodo,
Tenete conto che dicembre è un periodo di vacanze, aumentano i consumi dettati da i viaggi, aumentano i consumi dettati dai regali di Natale, dalle cene e tutto il resto. Quindi ci sta che a livello stagionale dicembre può essere un si riceve premi, tredicesime, quindi ci sta che aumentando quella che è la mole di moneta in circolazione, aumenti anche i consumi e di conseguenza anche l'inflazione. Però dall'altra parte, i banchieri centrali danno una sorta di warning, cioè attenzione che qua l'inflazione. Abbiamo raggiunto questo 2% famoso, ok? Quindi di conseguenza bisogna aspettare. Ovviamente cosa hanno fatto? I mercati, leggendo un po' quelle che sono le parole, hanno più dato importanza al messaggio che è previsto un adeguamento della politica monetaria, quindi un ribasso dei tassi di interesse, e sono partiti a mille pensando che sarebbe arrivato da lì a poco. Per quanto riguarda la Fed, potete andare a visitare, potete visitare il Fed Watch Tool, non so quanti di voi lo conoscano. Il Fed Watch Tool è uno strumento che ci permette di vedere quelle che possono essere le previsioni sui prossimi appuntamenti con la Banca Centrale Americana, dove è previsto il mantenimento oppure il rialzo oppure il taglio dei tassi di interesse. Va bene? In questo caso qua, guardando quello che è il Fed Watch Tool, diciamo che si parla sempre di probabilità, ok? Di probabilità. Questo ve lo faccio vedere così per dovere di cronaca. Andate su. Scrivete pure su Googleate Fed Watch Tool, vedete che qua trovate quelle che sono le probabilità di un mantenimento dei tassi di interesse, in questo caso un mantenimento oppure un taglio già dalla prossima riunione che si terrà il 31 gennaio 2024. Vedete che il 97,4% già pensa che ci sarà un mantenimento, però se noi andiamo a vedere quelle che sono le altre date, le prossime date, vedete che già a marzo 2024 il 55,7% c'è un 55,7% di probabilità di un ribasso dei tassi di interesse al 5,25%, quindi un taglio di 0,25%, un quarto di punto. Ok? Potete vedere anche quelli di maggio, quelli di giugno, luglio e così via. Tenete conto che rimangono sempre probabilità che pian piano si avvicinano a quello che è diciamo, l'evento più veritiero man mano che ci avviciniamo appunto al FONC, quindi all'evento e all'appuntamento con le banche centrali. Quindi ripeto, al 31 gennaio 2024 al momento si prevede un mantenimento dei tassi di interesse. Va bene? Queste probabilità ovviamente possono cambiare in base a quelle che sono le notizie che arrivano, in base a quelli che sono i dati macroeconomici che arrivano e di conseguenza bisogna. I mercati prenderanno anch'essi delle decisioni. Va bene? Uno strumento simile purtroppo per la Banca Centrale Europea non c'è. Magari lo possiamo inventare noi con questi sondaggi che facciamo, visto che siete comunque in tanti e quindi potrebbero essere comunque veritieri. Ok? L'ultima cosa che mi viene che vorrei dire, visto che alcuni di voi, anzi, sono usciti dei dati che prevedono la parte minima
di numero di tagli del 2024 da parte di Fed e di BCE, attenzione a quelle che possono essere la situazione attuale, che la situazione attuale è quella che i mercati hanno corso tanto, hanno bisogno di scaricare, quindi trovano un pretesto. Un pretesto possono essere delle parole di banchieri centrali che fanno parte del board della banca centrale, che dicono addirittura che da parte dell'Europa non ci sarà un taglio di tassi di interesse nel 2024. Va bene? Quindi facciamo attenzione. Se sono già i banchieri centrali a essere incerti e a guardare più da vicino quelli che sono i dati macroeconomici, dobbiamo esserlo anche noi, assolutamente. Ok? Detto questo, quindi parliamo que di quelle che sono le tensioni in Medio Oriente e le presidenziali. Alcuni di voi mi hanno già scritto via chat: la guerra con gli Houthi non facilita il calo dell'inflazione proprio per l'aumento dei costi dei prodotti trasportati. Fino a quando durerà questa guerra? Bella domanda, Luigi. Cerchiamo però di fare il punto della situazione. Allora, la fine del 2023 ci ha lasciato con delle tensioni in Medio Oriente che possono dare fastidio anche al ribasso dei tassi di interesse. Okay, scusate, al ribasso dell'inflazione. Perché questo? Perché oltre, scusate, proprio perché si è venuto a creare una tensione in Yemen. Ogni tanto è bene andare ad aprire Google Maps proprio per capire di che cosa stiamo parlando. Tra le forze occidentali, in questo caso America e Inghilterra, e gli Houthi, che sono un gruppo armato dello Yemen appoggiato dall'Iran. Questi Houthi che cosa stanno facendo? Stanno operando questa parte qua del canale. Questa parte del canale è quella che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso, e dove c'è un grandissimo traffico di navi porta container. Sappiamo che navi porta container portano beni semilavorati che servono appunto anche per le aziende per produrre prodotti finiti. Ok? Ma non solo, trasportano anche petrolio, trasportano anche il gas, che ricordo che il Qatar, dopo le tensioni, dopo la guerra tra Russia e Ucraina, il Qatar è diventato uno dei maggiori esportatori di gas verso l'Europa. E come lo fa? Attraverso il gas liquefatto, attraverso queste navi porta container. Va bene? Di conseguenza, prendendo d'assalto quelle che sono le navi porta container e che transitano nel Mar Rosso dirette verso il Golfo, verso il canale di Suez, che porta poi al Mar Mediterraneo, quindi uno sbocco in Europa, che cosa è successo? È successo che questo ha comportato la riduzione del 38% del traffico marittimo. Ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la maggior parte delle navi che prima transitava da qui adesso transita e si fa il giro più largo, cioè la circumnavigazione del continente africano, mettendoci molti più giorni di viaggio. Arriviamo circa a 21 giorni di viaggio. Ok? Pensate che ogni giorno una nave porta container ha un costo medio di 85 mila dollari. Quindi, se prima qui ci impiegava circa 12 giorni, qui ce ne impiega 21, sono 10 giorni in più, quindi sono circa 850 mila dollari in più.
a livello di costi. E questo che cosa comporta? Comporta un'ulteriore pressione ai prezzi dei beni che arrivano appunto in Europa, ma anche una difficoltà alla catena di approvvigionamento, perché le aziende che aspettano le navi per avere i semilavorati o comunque le materie prime e hanno bisogno di queste per completare il loro prodotto finale, ovviamente queste difficoltà, questi rallentamenti nella catena di approvvigionamento hanno un determinato costo per le aziende. Ok? Quindi, in questo caso, cosa succede? Succede che, ad esempio, Tesla, che ha che ha delle aziende, che ha delle fabbriche in Germania, ha sospeso la sua attività per 12 giorni proprio per questa difficoltà nella catena di approvvigionamento. Va bene? Ok? Sì, Giuseppe, intendevo proprio 21 giorni in più per circumnavigare il continente africano. Ok? Ok, perfetto, prego, ci mancherebbe. Dante, io vedo che c'è una strettoia, il che renderebbe facile individuare le possibili imboscate, le possibili controporte da parte degli USA. Qui può sembrare stretto, poi in realtà si parla di chilometri di distanze. Ok? Non sta a noi dare un po' quelle che sono le indicazioni strategiche. Però sta di fatto che al momento è controllata questa situazione, e che non sta dando, diciamo, dei disturbi. Abbiamo visto anche ultimamente che il gas sul nodo di Amsterdam è crollato del 10% nell'ultimo periodo, proprio perché l'Europa è ben approvvigionata di gas, ok? Però è una cosa alla quale dobbiamo molto attenzionare. Dobbiamo guardare molto da vicino, perché potrebbero, qualora quando nel prossimo mese dovessero uscire i dati macroeconomici, ci può essere anche un effetto tensione in Medio Oriente. Va bene? Per quanto riguarda invece le presidenziali, vi ricordo che quest'anno, come è già successo in Taiwan, che è stato eletto appunto il nuovo presidente in Taiwan filo occidentale, ci saranno anche le presidenziali americane, dove gli ultimi sondaggi hanno visto di nuovo un ritorno di Trump e la vittoria delle primarie. E quindi anche qui staremo a vedere quello che succederà negli Stati Uniti d'America. A tal proposito, vi ricordo un webinar che faremo il 31 gennaio con Antonio Cesarano, analista di Intermontesim, dove parleremo appunto di quelle che sono, e andremo un po' più nel dettaglio di quello che sono le tensioni e i fattori geopolitici nel 2024. Ok? Allora, Stefano, sulle tensioni in Medio Oriente, cosa possiamo prevedere in merito alle quotazioni di petrolio e gas a breve e nel medio periodo? Magari ne parliamo dopo. Ok? Ne parliamo dopo. Passiamo ora a quelli che sono gli strumenti e il metodo. Ora, abbiamo visto che, nonostante questo new normal che si è venuto a creare, quindi con questo aumento dei tassi di interesse, con queste economie che comunque rimangono stabili e durature nel tempo, quello che possiamo fare è quello di cercare di andare ad investire con strumenti adatte alle nostre strategie. Uno degli strumenti che volevo farvi vedere è il Fineco Passive Underlying, cioè uno strumento che ci permette di
Sono appunto dei portafogli precostituiti e gestiti da gestori professionisti al cui interno ci sono degli strumenti finanziari passivi, con l'obiettivo di ottimizzare per ogni profilo di rischio il rapporto rischio-rendimento. Noi oggi ci focalizziamo sul Passive Underlying 8, che possiamo trovare sul nostro sito. Quindi, entrando nella sezione consulenza e investimenti, che trovate qui in alto, devo fare di nuovo l'accesso e dopo passiamo alle domande. Una volta che entriamo nella nostra pagina privata e andiamo nella sezione consulenza e investimenti, andiamo poi nella sezione idee di investimento. Investi su passivi e qui avete tutta la gamma di passive underlying che Fineco ha a disposizione. Guardando sotto potete vedere i vari portafogli, da quello diciamo più cauto, quindi con un'esposizione massima del 15% sull'azionario, fino ad arrivare al portafoglio 6 con un Fineco AM Passive Underlying 8, dove l'esposizione massima è il 100% dell'azionario, ma si parte sempre da un 85% di azionario. Se ci cliccate sopra, vedete che qua avete un po' di dettagli. Se volete maggiori dettagli, possiamo andare nella sezione fondi. Cliccare su ricerca fondi e scrivere passive underlying. No, scusate. Faccio il copia e incolla. Adesso c'è perché non mi esce quello qua, eccoli qua, perché esatto, scrivete Fineco Passive. E sotto troverete tutti quei fondi che hanno la scritta passive. Eccolo il Fineco AM Passive Underlying 8. E un fondo di fondi che investe, ripeto, su strumenti passivi, però ha un gestore che, in base a quella che è la volatilità del mercato, adatta a quello che è il nostro rischio rendimento. Come possiamo vedere, ha un determinato andamento che potete vedere a 3, 6, 1 anno, 3 anni e 5 anni. E poi sotto trovate la composizione di questo portafoglio con i primi 5 titoli che ci sono. Qui a destra trovate tutti i vari dettagli e poi avete la possibilità di investire in un'unica soluzione, quindi adottare quella che può essere la strategia smart. Cos'è la strategia smart? Cioè quello di comprare una parte di inserire una parte dei vostri risparmi su questo fondo e qualora il mercato dovesse perdere il 20%, aggiungerne il 10% dei vostri risparmi, così da avere un po' quello che è l'andamento e comprare su quello che è il panico degli altri, proprio in virtù di un rimbalzo del mercato. Oppure, visto che abbiamo detto che nel 2024 ci possiamo aspettare una volatilità uguale al 2023, proprio a causa di questa incertezza delle politiche economiche e delle tensioni geopolitiche, possiamo adottare uno dei metodi che ci permette di investire in maniera molto più tranquilla, che è il piano di accumulo.
Il piano di accumulo ci permette di investire, ripeto, a piccoli passi ed è un metodo anche che ci permette di affrontare quella che è la volatilità del mercato. In questo caso, cliccando su PAC e poi su Compro, vedete che avete una rata iniziale che potete inserire che è minimo 50 euro, ad esempio metto 1000 euro, e poi la rata successiva che può essere multipli di 50. Posso decidere la periodicità, se mensile o trimestrale. Numero rate invece posso scegliere il numero di rate che preferisco avere. Posso anche decidere di mettere 999 e poi decidere di stoppare in qualsiasi momento il piano di accumulo, oppure ad esempio farlo per 5 anni, quindi 60 rate. E poi scegliere anche il giorno del pagamento. Questo dipende un po' dal vostro flusso di cassa, cioè in base a quello che sono i vostri risparmi e come gestite i vostri risparmi. Cliccate sul KID per vedere tutte quelle che sono le informazioni relative alla politica di investimento e ai costi. Qui troverete tutto quello che concerne la parte, ripeto, di politica di investimento e i costi, in questo caso l'1,4%, modulo di sottoscrizione che deve essere solamente visualizzato, non c'è bisogno di stamparlo, inviarlo, se lo volete lo potete conservare, e poi continua per procedere e iniziare il vostro piano di accumulo. Vedete che qui c'è il riepilogo, che vi dice la rata iniziale su cosa state investendo, la rata iniziale, le rate successive, il numero di rate, la frequenza e poi i diritti fissi e le commissioni di ingresso. Inserite il PIN dispositivo e poi cliccate su conferma. Ok? Tenete conto che questo. Perché ho indicato questo? Perché questo è un fondo di fondi che ci permette di esporci sul mondo, cioè senza essere, no scusate, lo ritrovo qui, senza guardare quelle che possono essere, che poi magari lo posso anche fare, però quello che bisogna che un portafoglio di un investitore che può essere base, che può essere medio, che può essere avanzato a livello di conoscenza e anche di gestione del portafoglio, però una parte del portafoglio può essere investita e può essere indirizzata proprio nei confronti delle migliori società a livello mondiale, cioè come avere come socio dei propri, diciamo, dei avere come soci i migliori imprenditori mondiali. Va bene? Ripeto, Passive Underlying 8, vedete che all'interno ha una parte di MSC World, quindi che ci permette di andare a, ripeto, ad investire sull'indice mondiale. E poi anche lo Standard & Poor's 500, gli emerging market e così via. Tutto in maniera molto ponderata, e che il gestore può andare a cambiare questo peso e questa ponderazione in base a quelle che sono le situazioni di mercato. Va bene? Ok, allora vi chiedo se è tutto chiaro, così da aprire un po' lo spazio alle vostre domande. Allora, quali costi annuali? Ve l'ho fatto vedere, ripeto, se voi procedete all'ordine andando a
scaricare il KID, avete la possibilità di vedere su ogni singolo fondo quelli che sono i costi annuali. E ripeto, qua siamo all'1,4%, va bene? Poi, per quanto riguarda allora, questo fondo utilizza lo Zainetto fiscale per bilanciare le perdite di guadagni? No, essendo un OICR, non va a compensare le eventuali minusvalenze che abbiamo in Zainetto fiscale. Però ripeto, se quello che è il nostro obiettivo è quello di un investimento a medio-lungo termine, diciamo che lo Zainetto fiscale ha, diciamo, una. È importante andarlo a guardare, ma in maniera un po' più, un po', meno importante rispetto a quello che è l'obiettivo dell'investimento, va bene? Sì, Edoardo, molto importante questa domanda. Edoardo ci dice: ma se io dovessi mettere trimestrale e il numero di rate dovessi mettere 60, che cosa diventa? 15 anni? Assolutamente sì, quindi facciamo attenzione alla periodicità e alla frequenza. Va bene? Assolutamente sì, Stefano. Cioè, perché dovrei prendere un fondo di fondi passivo? Non potrei prendere un ETF che replica gli indici azionari mondo e ho così dei costi di gestione più bassi? E così rispondo anche tra differenza tra passivi e attivi. Allora, un ETF, tenete conto che l'ETF è uno strumento completamente passivo. Cioè che ci sia un'alta volatilità o ci sia una bassa volatilità, il gestore non fa nulla. Con i passive underlying, invece, avete dalla vostra un gestore che va a riparametrizzare quella che è la volatilità di portafoglio in base a quella che è la nostra gestione del rischio. Ok? Quindi cosa vuol dire? Che se il mercato mi fa questo, l'ETF mi fa questo, quindi uguale, il fondo di fondi su passivi magari mi farà questo, in maniera un po' più, diciamo, lineare. Proprio perché all'interno c'è un gestore che riparametrizza quelli che sono i pesi sul portafoglio, portandolo ovviamente da un 85% di azionario minimo fino ad arrivare anche a un 100% di massimo di azionario. Ok? Quindi muovendosi in questa forchetta di 15% riesce a gestire quella che può essere la volatilità di portafoglio. Ok? Un po' più chiaro? Allora, Luciano, io non consiglio, cioè io non consiglio nulla, nel senso che però l'obiettivo del fondo è quello di cercare di partecipare in maniera metodologica a quello che è l'andamento dei mercati azionari. Mercati azionari fino a 2 o 3 anni fa erano molto semplici, ok? Perché erano molto semplici? Perché avevano una volatilità molto blanda. Cioè, se noi guardiamo quella che è il mondo, no? Prendo l'America, ma se noi guardiamo quello che è il mondo, no? A 10 anni, era molto semplice. Cioè, immaginate qua.
mercato saliva molto, in maniera molto blanda, magari alle volte ci aveva delle pause, poi riprendeva. Ma il mondo post-pandemia, dopo soprattutto dal 2021, il mercato è diventato molto più frenetico, ok? E quindi c'è bisogno di maggior consapevolezza e maggior metodo per investire sui mercati finanziari. Allora, in quel caso, soprattutto per un investimento di lungo periodo, potete affidarvi anche al vostro consulente finanziario che vi indirizza meglio su quelli che sono i vostri obiettivi finanziari e vi indirizza meglio anche nei momenti di maggiore volatilità. Magari legarci anche questo uno di questi prodotti che vi permette di avere la professionalità di un gestore che gestisce quello che è il portafoglio, perché ripeto, è un fondo di fondi. Guardatela poi come se fosse un portafoglio già precostituito, ok? Cioè un portafoglio che viene gestito, già fatto, e che viene gestito da un gestore. Va bene? Allora, Carlo, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. Nel 2024 è improbabile che si ripeta, questo non lo posso dire. Punto primo, perché non sono un analista né un gestore. Tanto più per quelle che sono le incertezze che regnano sui mercati finanziari. Okay? E quindi diventa abbastanza importante, anzi a maggior ragione diventa importante approcciarsi con un determinato metodo. Ok? È possibile fare versamenti aggiuntivi? Sì, dal portafoglio si può modificare in qualsiasi momento il piano di accumulo. Scusatemi, si può modificare nel senso che si può sospendere. Il piano di accumuli non si possono fare versamenti aggiuntivi, o si possono fare ma non in modalità PAC, ok? Cioè vado a comprare in un'altra modalità, cioè con il PIC, quello che può essere il di più che voglio mettere quel mese. Eventuale capital gain al 26%, sì. Sì, vi posso mostrare anche il 7, visto che alcuni mi chiedono il 7. Quindi sai che l'80% dei rapporti si interrompono. Anche qui vedete che la composizione è leggermente diversa, però c'è sempre l'NSC World. Cosa c'è nella parte non azionaria? Solo obbligazioni o anche altro? Sono comunque strumenti a breve termine, quindi sì, ci può essere obbligazionario, ma anche altro. Oh, ok, allora provo a rispondere a questa domanda. Tutti i media scrivono che con la presunta riduzione dell'inflazione ci sarà una riduzione dei tassi dalle banche centrali e quindi riduzione dei margini dell'interesse dalle banche. A mio avviso non c'è una correlazione immediata considerando la rigidità delle banche di conformarsi alla penalizzazione del loro margine di interesse, quindi credo che anche il 2024 sarà un buon anno per le banche. Lei cosa ne pensa? Allora, io ripeto, non posso dare considerazioni nei confronti di un determinato settore o di determinate azioni. Io vi posso però dire questo, che è difficile che il mercato, qualora dovesse ritornare, qualora ci dovessero essere dei tagli dei tassi di interesse, almeno nel prossimo futuro è difficile ritornare a quello che era il mondo pre-pandemia, cioè con i tassi di interesse a zero.
Proprio perché ci troviamo davanti ad un'inflazione che è rimasta sopita per circa 10 anni, se non di più, e adesso è ricominciato a correre. E sarà, ripeto, difficile capire come i banchieri centrali riusciranno a gestire questa situazione. Quindi, a maggior ragione, ci dovrà essere una approccio metodologico su quello che è la gestione dei risparmi e sugli investimenti. Va bene? Con un mondo in cui i tassi di interesse non tornano a zero, ma magari qualche riduzione ci potrà essere proprio perché altrimenti si rischia di avere l'effetto contrario, no? Cioè da inflazione si arriva addirittura a deflazione. E le banche centrali saranno chiamate ad avere un ruolo molto importante su quello che è appunto la gestione di politica monetaria. Ok, Martina, il sentiment è verso l'obbligazionario o l'azionario? Nel senso, sono previste maggiori prese di guadagno nell'azionario o obbligazionario? Allora, abbiamo visto come nel corso degli anni, anzi nel corso di quest'anno, obbligazionario e azionario sono andati un po' di pari passo, no? Qua non riesco a mostrarvi quelle che sono le obbligazioni, però andando nel Bond Center possiamo vedere un po' quella che è la curva dei titoli di Stato, no? Vedete che ultimamente c'è stata poi anche una ripresa dei rendimenti dei titoli di Stato e vediamo soprattutto che sulla curva di medio-lungo periodo, cioè quella che va dai 5 anni in poi, si riescono ad avere ancora dei rendimenti molto interessanti. 2023, ripeto, ci ha insegnato che il mercato obbligazionario è andato un po' di pari passo con il mercato azionario, ovviamente con differenti volatilità, e questo sta portando un po' quasi ad una similitudine tra i due mercati. Ok? Quindi, se ci troviamo davanti ad una discesa del mercato azionario e è molto probabile che il mercato obbligazionario prenda, diciamo, la stessa direzione. E viceversa, magari anche l'obbligazionario che inizia e l'azionario segue. Di solito è prima l'obbligazionario e poi l'azionario. Secondo lei è più probabile aspettarsi una discesa dell'azionario italiano nei prossimi mesi o è possibile che i titoli bancari, sempre italiani, abbiano ancora possibilità di rialzo? Ripeto, i mercati hanno corso tanto, una fase di assestamento ci sta, però che possa durare un paio di mesi, 2 mesi, 3 mesi, quello un po' da vedere. Ecco. Sì, assolutamente sì, Marco. Preferibile privilegiare gli investimenti con dividendi? Assolutamente sì. Ok? Bene, allora, il tempo a disposizione, è terminato. Facciamo un attimo un recap di quelli che sono i punti che abbiamo toccato. Domenico, ne parliamo bene magari il 31 gennaio, dove ci sarà appunto un analista di Intermonte SIM che ci parlerà un po' più nel dettaglio di quelli che saranno anche i vari settori. Va bene? Bene. Allora, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto la resilienza economica che può continuare nel new normal. Abbiamo visto come le economie hanno retto fino ad ora l'impatto del rialzo dei tassi di interesse, quindi queste nuove condizioni economiche, e
Le banche centrali continuano a monitorare i dati macroeconomici, quindi sarà molto importante vedere questi dati macroeconomici mese per mese, come reagiranno i mercati, di conseguenza quali saranno le dichiarazioni dei vari banchieri centrali. Ci si mettono anche le tensioni geopolitiche che potrebbero avere effetti sui prezzi e sulla volatilità di mercati, e però abbiamo visto che è uno strumento per investire. Che ci può permettere di investire sul mondo, sull'azionario globale, sia a piccoli passi oppure con un investimento in un'unica soluzione. Va bene? Bene, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Vi ricordo i prossimi appuntamenti che avremo con la formazione Fineco, che saranno domani come iniziare a operare, ma vi ricordo l'appuntamento che avremo il 22 gennaio con Finanza per tutti, le differenze tra investire e risparmiare, e poi investire nel 2004, quali saranno i driver di mercato. Lo faremo con Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte SIM. Va bene? Grazie mille ancora e auguro a tutti una buona serata. Arrivederci.